Allora, Filippo, i politici oggi, no? Ma gli può ha detto prima Leonardo che potrebbe servire ai politici. Oh, sì. Agostino. Sì, certo. Ma lo usano un po'? No. No. Ossia, in realtà, diciamo, la generazione precedente, quella che diciamo la prima Repubblica, soprattutto i democristiani, lo avevano letto. Agostino era nel loro cuore. E anche in qualche maniera, secondo una maniera strumentale ma alta, culturale, i comunisti avevano una schiera di latinisti molto colti, che citavano i classici, Virgilio, Tacito, eccetera. E la generazione di Andreotti, dei Fanfani, eccetera, gli controbatteva con Agostino all'altezza, erano, diciamo, una grande battaglia, una grande tenzone culturale, quindi era loro, Sant'Agostino, Agostino era loro. A parte che alcuni democristiani studiarono a Milano in un collegio che si chiamava alla Cattolica, l'Augustinianum, De Mita, Prodi, certo. Quindi insomma avevano una conoscenza. Con la fine della Prima Repubblica, beh, no, Sant'Agostino finisce al massimo sulle bancarelle delle citazioni. Ah, fantastico. Come santo prêt-à-porter. Per cui io prima di venire qua mi sono fatto una guardata a tutti quanti, diciamo, i takes dell'Ansa, che le dichiarazioni politiche che finiscono nell'Ansa degli ultimi anni, per scoprire in maniera un po' avvilente che sono 4 o 5 le cose che vengono sempre menzionate di Sant'Agostino. E nelle forme più, diciamo, chi lo tira da una parte, chi lo tira dall'altra, sulla guerra, sulla corruzione, sulla pace, sulle radici dell'Europa. Le cose che normalmente vengono citate di Agostino sono ex malo bonum, questo piace moltissimo. Sì, che c'ha pure che un vuol aspetto. Dire, che vuol dire? Vuol dire che dal male possono venire fuori delle cose buone, che sarebbe poi tutto sommato la missione della politica. Però insomma, possiamo fargli dire qualunque cosa questa frase. Poi un'altra cosa che gli piace moltissimo di dire è quella che sostanzialmente, diciamo, ama e fai quello che vuoi, soprattutto con la seconda, diciamo, il secondo versante ha una sua ragione. Poi adesso va moltissimo una frase che dice: la speranza ha due bellissimi figli, una è la rabbia e l'altra è il coraggio. Questa frase, che è effettivamente molto bella, funziona moltissimo nei comizi, nei talk show, nei convegni, eccetera, ed è stata usata, io ho visto, da rappresentanti dell'intero arco, diciamo, tutti coloro, politico. E decontestualizzare quella, un grande, certo, diciamo, la decontestualizzazione è la specialità della casa, del convento politico italiano, perché è una classe politica sostanzialmente che non ha molta memoria, che non ha molto razionalità, che non ha più ideali, che ha, diciamo, pochi progetti e tutto sommato ha poco popolo, anche se se ne riempie la bocca dietro. Per cui al momento, diciamo, la cosa che anche piace ma suona abbastanza sinistra, che lo dicano poi loro, è una frase sempre di Agostino che ho trovato citata qualche volta, che dice: senza il diritto, che cosa può essere lo Stato se non una grande banda di briganti? E questo diciamo, ha una sua rilevanza, purtroppo, di, voglio dire, di attualità, ma insomma di contemporanei. Fa ridere, ma non troppo, nel senso che, a proposito del citazionismo di Agostino, mentre venivo qua ho fatto delle ricerche anche strampalate su Instagram, ci sono più di 1 milione di foto taggate con citazioni di Agostino, in cui la gente è messa nelle posizioni più improponibili, costume da bagno, preti che si fanno in sé, c'è di tutto, con le citazioni anche contro la vanità addirittura in primo piano, per cui diciamo, certo, c'è un decontestualismo. Qual è la tua frase preferita di Agostino? Non ho una frase preferita di Agostino. Il tuo concetto? È la forma di vita.
l'idea che le regole monastiche siano un modo per comprendere che tipo di cosa sia la verità e che tipo di cosa sia Dio. Questa è una cosa fondamentale, perché Agostino difende l'idea, che poi sarà ripresa anche dopo, che la filosofia si risolva nella pratica quotidiana, nella vita di tutti i giorni. Quindi oggi vuol dire che se io faccio il filosofo, nel senso che dico la frase a cena il sabato sera e dico quelle cose che dicevamo prima e poi torno a casa e me ne lavo le mani, non ho capito niente della filosofia. La filosofia è tale nel momento in cui diventa un abito impermeabile dell'esistenza, che è il motivo per cui Agostino è stato così importante. Lui ha scritto addirittura un saggio sulla regola monastica, che poi è stato citato in tutti i modi possibili e immaginabili, ed è lì che secondo me sta la potenza di Agostino, nell'idea che filosofia è forma di vita. Cioè, Aristotele diceva prima vivi e poi filosofi, ecco, è esattamente il contrario, cioè filosofia è vita, è una copula e non più una congiunzione. E troppo complicato, no? No, invece è molto semplice. Ma quindi, noi che siamo qui a chiacchierare di Sant'Agostino, no? Cioè, usciamo da qui e che cosa dovremmo fare? Comprare le confessioni, secondo me, è la prima cosa. Tra l'altro, in italiano ci sono alcune edizioni, adesso non dico, ce ne sono veramente tante, quindi non ne dico una, perché sennò mi sembra abbiamo fatto pubblicità no. A quell'editore. Però cosa ci può insegnare oggi Sant'Agostino da fare concretamente? Cioè, io oggi a casa, che cosa posso fare per avere imparato qualcosa realmente di Sant'Agostino? Dal mio giudizio, non so neanche quanto possa valere, ma quello che è servito a me è stato capire che sostanzialmente le regole, così come le chiamiamo noi, non sono dei limiti, ma sono la chiusura di un passaggio per l'apertura di un altro passaggio. Cioè, che tutte le volte che tu limiti una realtà primaria, ti si apre una realtà secondaria. E quindi noi pensiamo che sia, come dire, la trasgressione, il casotto generale, così, che ci dia chissà quali risorse. Lui ci mostra chiaramente che chiudere un pezzo apre un pezzone, ecco. Certo. E questo è il filtro.